Buongiorno, benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa, il cui obiettivo è quello di fornire una panoramica generale su, la libreria, ggplot2. Che cos'è, ggplot2? Beh, sostanzialmente, si tratta di, una libreria per produrre, grafici, diciamo, statistici, ma in realtà di genere vario. È basata su un concetto di grammatica, quindi permette di comporre degli elementi per andare a costruire non delle frasi ma dei grafici secondo delle regole ben definite. È una libreria che tiene il livello di interazione abbastanza elevato e si occupa di tutti i dettagli di basso livello, minimali, ovviamente consentendo quando è necessario l'andare a ritoccare anche questi livelli di basso dettaglio, ma non richiedendolo esplicitamente. Inoltre, ggplot2 è pensato per una modalità di lavoro incrementale in cui io posso iniziare in maniera molto molto semplice a generare un grafico minimale e poi aggiungere man mano dettagli, livelli, grafici di sintesi, annotazioni, eccetera. Quando uso ggplot, devo ricordarmi che la costruzione di un grafico prevede sostanzialmente due componenti fondamentali. La prima è quella data, dei dati, che ci consentono di dire che informazioni vogliamo andare a visualizzare. Normalmente si tratta di un data frame o di un tibble se utilizziamo il package Tidyer, e di un mapping. In realtà più mapping che sostanzialmente permettono di andare a far corrispondere normalmente in alcuni passaggi i valori che sono presenti nei dati a posizioni e caratteristiche visuali sul grafico. Il mapping di solito prevede diversi componenti. Un componente è quello che viene chiamato un layer, ovvero un livello di componenti grafici, geometrici, quindi oggetti veri e propri, punti, linee, eccetera, ed eventualmente associati ad essi anche delle operazioni di trasformazione, quindi di sintesi, ad esempio. Un meccanismo di scale che permettono di andare a passare da un valore di una variabile a una caratteristica di un attributo, quindi da un numero ad esempio a un colore. Un sistema di coordinate che permette di andare a gestire quella che è la posizione di un elemento in una posizione effettiva sul piano del grafico, all'interno del rettangolo che rappresenta il grafico. Inoltre posso aggiungere quello che si chiamano delle facet, ovvero un meccanismo che mi permette di andare a suddividere il mio grafico in tanti grafici multipli, andando a prendere un pezzo di dato e visualizzando in un grafico separato. Inoltre esiste, diciamo così, sullo sfondo il concetto di tema, theme, che sostanzialmente è quella componente che si occupa di andare a fornire tutti gli elementi di supporto, titoli, degli assi, del grafico, la descrizione degli assi, delle leggende, eccetera, e di andare a controllare i dettagli e le caratteristiche di basso livello. Quando devo andare a costruire un grafico ggplot, in generale devo fornire almeno tre elementi fondamentali: i dati, ovviamente, un mapping di quelli che si chiamano gli aspetti estetici, normalmente almeno la posizione all'interno di un piano, queste sono la caratteristica X e Y che sono fondamentali, e un layer visuale, ovvero un layer che prende le informazioni, ad esempio le posizioni, e le trasforma in oggetti che vengono visualizzati, che quindi prende le caratteristiche estetiche che sono state mappate a partire dai dati e le trasforma in oggetti grafici con delle proprietà ben definite. Quindi, se andiamo a considerare,
il grafico minimale, immaginiamo di avere un data frame che si chiama series, in cui abbiamo una colonna I che mi dà un indice e un'altra colonna che si chiama Fibonacci che mi dà il valore della serie di Fibonacci per quell'indice, ecco che io ho i dati, quindi il data frame di partenza, il mapping che viene fatto tramite questa funzione AES, che sta per Aesthetics, in cui vado a dire che la posizione X viene presa dalla variabile I del mio data frame, la posizione Y viene presa dalla variabile Fibonacci del mio data frame, quindi dati, mapping estetico e infine il layer geometrico. Layer geometrico che prende x e y e li traduce in una posizione all'interno di un grafico andando a disegnare in quelle posizioni dei punti. Il risultato è quello che vediamo mostrato qui sotto, dove vediamo in pratica i punti, l'asse della scissa e l'asse delle ordinate e i nomi dei due assi, I e Fibonacci, che sono presi sostanzialmente da questo mapping dell'estetica. Quindi ci sono un sacco di aspetti che vengono gestiti in automatico, quindi gli assi, le scale, eccetera, e a noi resta il compito di dire quali sono i dati, qual è il mapping e su che tipo di oggetto geometrico, i punti in questo caso, vogliamo andare a fare il mapping finale in termini di oggetti visuali. Per cui, riepilogando, abbiamo i dati, l'aspetto estetico, qui abbiamo due caratteristiche estetiche fondamentali che sono le posizioni, quindi ci sono tante caratteristiche estetiche, ma due fondamentali sono queste che danno le posizioni. Abbiamo implicito delle coordinate cartesiane che vengono utilizzate e anche una scala che prende i valori di queste posizioni e le riporta in termini di coordinate cartesiane che verranno poi utilizzate. E poi abbiamo l'aspetto del layer geometrico che è dato dalla funzione geoPoint, che definisce un mapping da posizioni a punti disegnati in quelle corrispondenti, posizioni corrispondenti. E ovviamente ci sono una serie di altre caratteristiche, la forma dei punti, il loro colore, la dimensione, che sono definiti per default. Ovviamente io li posso modificare, ma hanno un default che è ragionevole e che mi permette di generare un grafico in maniera molto molto semplice. Il percorso che viene seguito nell'andare a passare dai dati alla visualizzazione prevede vari passaggi intermedi di mapping. Allora, innanzitutto partiamo dai dati e poi il primo passaggio è quello che si chiama l'aesthetics mapping, che viene fatto con quella funzione AES che abbiamo visto. Questo va a fare il mapping dei dati presenti nel nostro data frame su delle caratteristiche estetiche. Possiamo dividere le caratteristiche estetiche in due grosse categorie, quelle di posizione, che sono trattate in maniera un po' diversa, perché comunque la posizione diciamo, l'elemento fondamentale, quello principale, visto che andiamo a lavorare su un piano bidimensionale, che è quello del grafico, e le altre caratteristiche, non so, colori, forme, eccetera. Il passo successivo è quello che è dato da una scala, per cui normalmente per una posizione la scala normale è quella lineare, ma potremmo anche avere una scala logaritmica, ad esempio. Per le altre caratteristiche, noi immaginiamo di avere una variabile che è un intero, una stringa, eccetera. Se vogliamo andarla a mappare su un colore, come facciamo? Dobbiamo avere una scala che per i possibili valori della mia variabile assegna in qualche modo un colore. E quindi abbiamo la posizione riscalata in qualche modo e le estetiche, diciamo, scalate, quindi direttamente utilizzabili per andare a visualizzare. Per quanto riguarda gli aspetti di posizione, c'è un ulteriore passaggio che è quello del sistema di coordinate.
noi possiamo ragionare normalmente in termini di coordinate cartesiane, ma evidentemente è anche possibile avere altri tipi di coordinate, ad esempio le coordinate polari, per cui dai valori scalati, in qualche modo, devo poter andare a definire una posizione effettiva sul piano. Utilizzare un sistema di coordinate che varia. Ovviamente quelle cartesiane sono quelle di default, che utilizzeremo quasi sempre, ma è possibile usarne anche delle altre. Quindi, data una posizione effettivamente sul piano del nostro grafico e date delle caratteristiche calcolate tramite delle opportune scale, abbiamo tutte le informazioni che possono essere date in pasto all'ultimo passaggio, quello geometrico, che prende queste informazioni e genera degli oggetti, disegna veramente gli elementi all'interno del nostro piano, in certe posizioni e con certe caratteristiche estetiche. Sia gli aspetti di le scale che le coordinate, che il sistema di coordinate hanno dei default impliciti, quindi che dipendono ovviamente dal tipo di variabile che sto andando a mappare. Per cui in funzione del tipo di variabile e della specifica caratteristica estetica avrò una scala che viene applicata in maniera automatica. Ovviamente io posso andare a indicare esplicitamente che tipo di scala, che sostanzialmente fa una corrispondenza tra una variabile e degli aspetti visuali, voglio utilizzare. Per il sistema di coordinate, come dicevo un attimo fa, il sistema di coordinate automaticamente utilizzato è quello di un piano cartesiano, ma posso anche avere delle coordinate polari. In questo caso, abbiamo una piccola variante rispetto a prima, x non è più direttamente la variabile i, che è l'indice che viene utilizzato, che è un numero, ma bensì usa i trasformato in un fattore. Qual è il risultato? Il risultato è che invece di avere un asse normale, quindi con il range complessivo da 1 a 10, con delle tacche intermedie, qui, visto che il fattore non è un valore numerico, ma è un tipo in cui enumero tanti possibili valori, il risultato è che questi possibili valori vengono semplicemente elencati lungo l'asse x in posizioni con una distanza pari uguale all'uno dall'altro. L'effetto netto è sostanzialmente lo stesso, ma chiaramente l'asse viene trattato in maniera diversa. Quindi la scala che viene applicata non è più una scala numerica continua, ma bensì è una scala che va a prendere una serie di possibili livelli. Io qui non ho esplicitato la scala, viene automaticamente applicata in base al tipo di quella variabile. Altra possibile variante è quella di andare a utilizzare le coordinate polari. In questo caso, per default, la variabile x viene mappata sull'angolo θ, facendo in modo che il valore massimo che trovo all'interno di x corrisponda a 2π, quindi in questo caso abbiamo 10 come valore massimo e quindi 0 corrisponde all'angolo 0, mentre invece 10 corrisponde a 2π. Y invece corrisponde al raggio, a rho, la seconda coordinata. Altro esempio in cui io vado questa volta esplicitamente a indicare quella che è una scala. Vado a indicare in particolare la scala sull'asse y e dico che la voglio di tipo logaritmico, usando il logaritmo di 10. Per cui vedete che sulla scala
non ho più i valori da 1 a 100, che potrebbero essere quelli di prima, ma ho 1, 10 e 100, e la distanza tra 10 e 100 è la stessa distanza che c'è tra 1 e 10. Ok? Sostanzialmente la scala è logaritmica. Distanze uguali corrispondono a rapporti uguali tra i valori. L'altra piccola variante rispetto a prima è che qui invece di mettere la serie di Fibonacci ho messo il quadrato dei numeri. La scala sull'asse X è di nuovo numerica, quindi vedete che ho i valori fino a 10, okay? Non ho l'elenco di tutti i possibili valori come nel caso di un fattore. E per quanto riguarda la scala Y, ho ancora aggiunto rispetto a quello che è il default le suddivisioni minori della griglia, che sono i valori che vanno da 1 a 10, quindi questi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10, e poi i valori che vanno da 10, scusate, sì, da 10 fino a 100, quindi 10, 20, 30, 40, 50, 90 e poi 100. In questo caso stiamo dicendo, bene, la posizione Y non viene passata tale e quale in maniera diretta, lineare al nostro sistema di coordinate, ma bensì passa attraverso una trasformazione di tipo logaritmico. Attenzione, è diverso usare una scala di tipo logaritmico rispetto a semplicemente scrivere y uguale logaritmo di, perché in questo caso 10 al quadrato fa 100, ok? E lo vediamo. Se io mettessi al posto di y uguale logaritmo di quadrato, qui non avrei più 10, non avrei più 100, ma mi ritroverei 10, quindi andrei direttamente a visualizzare il logaritmo, non usare una scala logaritmica. Quindi attenzione alle differenze. Abbiamo menzionato altre possibili forme di estetica che possono essere utilizzate in ggplot. Oltre alla posizione, abbiamo anche la possibilità di andare a raggruppare degli elementi, vedremo poi in futuro come possono essere utilizzati, e altri aspetti estetici. Diciamo che quelli più comuni sono il colore di un simbolo, di una linea, il colore di riempimento, la forma e la dimensione. Questi sono quelli che possono essere utilizzati, che vengono utilizzati più frequentemente. Per cui, ad esempio, qui ho modificato la mia serie andando ad aggiungere una variabile che è sostanzialmente Fibonacci resto intero della divisione per 10, quindi sostanzialmente mi mette le decine del valore della serie di Fibonacci. E ho utilizzato questa nuova variabile che ho aggiunto nei miei dati come variabile che è mappata sul colore. Quindi avrò ovviamente 0 per i valori minori di 10, 1, 2, eccetera. Come faccio a far corrispondere questi valori a dei colori? Ecco, automaticamente viene utilizzata una scala che prende questi valori numerici e me li fa corrispondere a dei colori. Essendo dei valori numerici, quindi trattati su una scala, diciamo, continua, automaticamente la scala che viene applicata è una scala di tipo gradiente, per cui passo da un blu scuro per lo 0 a un blu chiaro per il 5, che è il valore massimo delle decine dei valori della scala della serie di Fibonacci da 1 a 10, e automaticamente i miei punti vengono colorati con il colore calcolato in base alla scala. Un aspetto, diciamo, non secondario è che automaticamente mi viene visualizzata quella scala, quindi quella, scusate, quella leggenda di fianco, che permette di capire,
come viene applicata la scala. Quindi la leggenda è legata alla scala che viene applicata, di nuovo implicitamente. Quindi io ho un sacco di aspetti che vengono fatti in maniera implicita. Poi ovviamente posso, se voglio, andare a modificare questa scala. Un altro esempio di come viene applicata la scala è questo, dove a differenza di prima, invece di utilizzare il numero mag, quindi le decine della scala di Fibonacci, vado a utilizzare non quello, ma il fattore, factor di quello. Cosa succede? Che a questo punto devo fare il mapping non più di un valore numerico, ma di livelli di un fattore su dei colori. Quindi automaticamente in questo caso la scala non è più quella che passa da un valore continuo a un colore, ma è quella che passa da un valore discreto, un fattore, a un colore. Per cui invece di utilizzare una scala di tipo gradiente, viene utilizzata una scala con tanti colori diversi, quindi passo da un rosso, diciamo, un beige, un verde, un blu e un viola. Quindi vediamo che tutti i numeri, scusate, tutti i valori della serie di Fibonacci minori di B10 sono colorati con lo stesso colore rosso, poi abbiamo un beige, un verde, un blu e un viola in alto. Di nuovo la scala è applicata in maniera automatica sulla base di tipo di estetica e tipo del valore di dati. Di nuovo posso, se voglio, andare a modificarla. Per cui, ad esempio, usando queste funzioni, quindi ho scala x e scala y, abbiamo già visto prima che ho modificato la scala y usando una scala logaritmica, scale color, scale fill, scale shape, scale size, posso andare a definire specificatamente come fare questa operazione di mapping da un'estetica che è sostanzialmente un'assegnazione tra un'etichetta che viene applicata a una variabile, a un valore effettivamente che corrisponde a un aspetto visivo, quindi il nome di un colore, ad esempio. In questo esempio vediamo l'esempio di prima in cui abbiamo il colore che è un valore numerico, però vado a specificare io esplicitamente il tipo di scala che viene utilizzato, quindi vado a utilizzare una scale color gradient, quindi uso una scala a gradiente di colore, in cui il valore più basso corrisponde al blu e il valore più alto corrisponde a quel colore che si chiama gold dorato. Per cui vediamo che di nuovo tutti i valori bassi sono mappati sul blu, lo vediamo anche nella leggenda, e poi man mano c'è un gradiente che trasforma il colore dal blu fino questo giallo carico, che viene chiamato gold, con valori, diciamo, intermedi sul viola. Quindi, ovviamente, devo scegliere una scala appropriata al tipo di estetica e tipo di variabile che uso, ma poi ho una grossa libertà nell'andare a scegliere il tipo di mapping. Queste funzioni di definizione della scala sono molto flessibili, per cui io posso, in un caso molto semplice come questo, andare a dire quali sono i due colori estremi, ma volendo posso andare a specificare dei colori intermedi, il modo in cui viene fatta la transizione da un colore all'altro. Quindi ho un sacco di parametri aggiuntivi che mi permettono di personalizzare tantissimo questa serie di scale. Non le elenco tutte perché sono tantissime, l'idea è che abbiamo queste funzioni, scale underscore, seguito dal tipo di estetica, quindi color underscore, e poi la tipologia di corrispondenza su questa scala. L'ultimo passaggio nella nostra catena di conversioni è quello definito dai layer, diciamo, geometrici, quelli che disegnano effettivamente, per cui abbiamo tanti possibili layer che prendono l'esito di questa serie di mapping, quindi dal dato all'estetica al valore scalato, eventualmente per
per le posizioni anche tramite il sistema di coordinate, e prende queste informazioni in input e va a disegnare all'interno del piano. Per cui il GeomPoint, quello che abbiamo già visto prima, disegna dei punti, GeomLine disegna delle linee che collegano i punti, i singoli punti dei nostri dati. Poi abbiamo GeomText e GeomLabel che vanno a disegnare del testo o un'etichetta. La differenza tra testo e etichetta è sostanzialmente che l'etichetta ha uno sfondo che permette la lettura più facile, e text è semplicemente il testo, quindi potrebbe non essere leggibile sullo sfondo. GeomArea che sostanzialmente va a riempire un'area che sta sotto una linea ipotetica. Io posso mettere più livelli, layer geometrici, questi vengono disegnati nell'ordine in cui sono dichiarati, per cui l'ultimo è quello che compare sopra di tutti, è quello che sostanzialmente copre quelli precedenti. L'ordine di dichiarazione è un qualcosa che però vale ed è utile soltanto per i layer geometrici. Per tutti gli altri aspetti, quindi le scale, ad esempio, il tipo di coordinate e altri dettagli, l'ordine non è particolarmente rilevante, quindi io posso dichiarare una scala prima o dopo la geometria, o non importa, è un approccio dichiarativo. Quindi dico, voglio applicare questo tipo di scala, voglio applicare questa geometria, voglio applicare questo tipo di sistema di coordinate, alla fine disegno. Ovviamente l'ordine, l'unico ordine che conta, che può avere un effetto significativo, è quello tra i diversi layer, in modo che posso decidere cosa sta sopra e cosa sta sotto. Ad esempio, se voglio andare a mettere un layer che disegna delle linee invece che i punti, ecco, GeomLine mi permette di andare a disegnare una linea. Quindi mi disegno una spezzata che collega i punti che corrispondono all'indice e il valore della serie di Fibonacci. Volendo posso aggiungere un altro layer, che è questo GeomLabel, che mi permette di andare a sovrapporre le etichette sopra le linee. Se io l'avessi messo in senso contrario mi sarei ritrovato le linee sopra le etichette. Ecco, un altro aspetto che non ho menzionato finora è che tutti questi elementi sono collegati da più. Quindi l'operatore più su questi oggetti di tipo ggplot permette di andare ad aggiungere nuove specifiche. Quindi ho un ggplot con i dati e il mapping estetico, seguito da un più, seguito da uno o più layer, le scale, eccetera. Oltre a, diciamo, i layer geometrici semplici che abbiamo visto prima, ci sono dei layer geometrici che hanno al loro interno, prevedono una specie di trasformazione dei dati. Per cui, ad esempio, abbiamo GeomBar e GeomHistogram che permettono di andare a calcolare delle frequenze. GeomBar funziona su variabili discrete, ad esempio di fattori, mentre invece GeomHistogram funziona su variabili continue e fa un istogramma andando a definire quelli che sono dei bin tipici, quindi andando a contare gli elementi che ricadono in un bin e andando a disegnare la barra corrispondente. Poi abbiamo GeomBoxplot che va a definire, va a calcolare le caratteristiche di un boxplot, e GeomViolin che va a definire un violin plot, calcolando ovviamente tutte le caratteristiche. Per cui, ad esempio, qui abbiamo un data frame costruito ad hoc. Vado a prendere sostanzialmente una stringa, la vado a spezzare carattere per carattere e ottengo sostanzialmente un vettore che contiene i singoli caratteri di questa frase. Costruisco qui un data frame che ha un'unica colonna che corrisponde a questi caratteri,
e poi vado a fare un mapping tra questo carattere e l'asse X. L'asse Y non lo metto perché è automaticamente calcolato da questo GeonBar che va a calcolare le frequenze di tutti i valori che possono comparire all'interno della variabile X. Quindi sulla variabile X, sull'asse, mi ritrovo tutte le lettere che compaiono in questa frase con le corrispondenti frequenze, per cui ad esempio il primo, che sembra invisibile ma in realtà corrisponde allo spazio, ha una frequenza 3, come pure la L e come pure la T, che compaiono tre volte, mentre invece la A, la E, la H, la O e la W compaiono due volte e tutti gli altri compaiono una volta sola. Quindi automaticamente GeonBar fa un conteggio. Per andare a realizzare invece un bar plot standard in cui ho una categoria e corrispondente valore, devo utilizzare un parametro in più che si chiama stat lo pongo uguale al valore identity. Quindi sostanzialmente sto dicendo non andare a fare un conteggio statistico delle frequenze, ma semplicemente prendi il valore y tale quale. Okay? Non calcolartelo, usa il valore y che ti fornisco io. Quindi in questo caso, avendo sulla x fattore di i, in modo che sia un asse discreto, su y uso il valore della serie di Fibonacci per quell'indice, mettendo GeonBar stat uguale identity ottengo un diagramma a barre standard, dove per ogni indice del mio della mia serie ho il valore corrispondente alla serie di Fibonacci. Se io mettessi GeonBar uguale stat count, invece andrei a calcolare la frequenza di tutti i valori, che ovviamente è 2 per il valore 1 e 1 per tutti gli altri. Quindi non avrebbe molto senso. Se invece vado a fare l'istogramma della serie di Fibonacci sempre, quindi sull'asse X metto la serie di Fibonacci, sull'asse Y vado a mettere le frequenze. Vediamo che il valore 1 compare due volte, il valore 2 e il valore 3 compaiono una volta e come tutti gli altri valori compaiono una volta sola. Ok, quindi non è molto utile in questo caso, ma se noi applichiamo l'istogramma a una serie di dati significativa, possiamo andare a specificare la larghezza del bin, che in questo caso io ho messo uguale a 1, in modo che calcoli le frequenze dei singoli, e vado a costruire quello che è un istogramma. Geom Boxplot, di nuovo, fa un'operazione di calcolo, anche in questo caso vado a specificare soltanto una estetica, la estetica X, i valori, gli altri valori, quindi le posizioni del box plot, eccetera, vengono automaticamente calcolate dall'oggetto, dalla funzione GeomBoxPlot, che va a identificare i vari quartili, gli eventuali outlier, eccetera, e me li mostra tranquillamente all'interno sotto forma di un box plot. Ultimo elemento del nostro insieme di componenti di ggplot sono i temi. I temi definiscono come vengono visualizzati gli elementi di supporto, quindi principalmente gli assi e le leggende, e tutti gli altri dettagli visuali minimali, il colore dello sfondo, eccetera. Qui abbiamo un elenco di possibili temi predefiniti all'interno della nostra libreria. Il tema di default è quello gray, che ha sostanzialmente lo sfondo del nostro grafico grigio, ha gli assi x e y, eccetera.
ma posso anche definirne degli altri. Ad esempio, il tema che si chiama minimal, lo vediamo qui. Sostanzialmente abbiamo una serie di elementi di supporto minimali, quindi abbiamo semplicemente le etichette, i valori e una griglia senza nessun altro componente grafico aggiuntivo. Allora, questo conclude la nostra veloce panoramica su ggplot. Ovviamente l'obiettivo era dare un'idea di come funziona, quali sono i principi di base, non sicuramente entrare nei dettagli di come possiamo andare a sfruttare tanti dettagli dei layer, delle scale e dei temi, di cui ovviamente parleremo poi più avanti nel corso. Molti dettagli possono essere trovati nella letteratura di riferimento, in particolare il libro ggplot 2 Elegant Graphics for Data Analysis contiene molti esempi e dettagli approfonditi di come utilizzare la libreria ggplot.